Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista, una nuova puntata questa sera con un ospite meravigliosa, una grande donna che io voglio farvi conoscere, tanti di voi ovviamente già la conoscono, però vogliamo così scavare, entrare un po' in profondità della sua vita e raccontarvi quello che fa. Lei è la professoressa Concetta Della Porta ed è qui con noi. Buonasera. Buonasera, piacere di avermi invitata. Ma io ho anche un progetto con dei suoi collaboratori, per cui è un percorso che iniziamo adesso e inoltreremo nel ecco, tempo. Ecco, per far capire, insomma, parleremo d'arte, parleremo di bellezze, parleremo anche di natura. Allora, io voglio raccontarvi un po' chi è Concetta Della Porta, che ha fondato un'associazione culturale che si chiama Officina degli Olfatti e delle Erbe e degli Alimenti, un nome che suscita, professoressa, anche la nostra curiosità. Sì, certo. Comunque nasce proprio dalla passione che si è infiltrata nelle nostre mentalità da quando abbiamo avuto una coltivazione del biologico, un'attenzione alla natura, una preservazione anche di alimenti, quindi cura degli alimenti. E per che oggi forse lo stile di vita che ahimè abbiamo un po' tutti quanti, ecco, ci porta a essere meno attenti. Sì, ma appena abbiamo però qualche sintomo, subito ci puntiamo sull'alimentazione. Si va a cercare. Ecco, no? Si va a cercare ad approfondire se ho mangiato troppo, ho mangiato male, e comunque non basta mai l'attenzione sull'alimentazione. Comunque la mia curiosità e la mia avventura di iniziare con questa associazione culturale che ho iscritto al Comune di Padova, quindi ho fatto già dei piccoli incontri e degli eventi, mi affidavo alle parrocchie e mi sono fatta aiutare da mia figlia che è nutrizionista e abbiamo sempre portato dei gruppi anche sui Colli Ugani per trovare delle erbe, dei prodotti che potessero essere studiati anche approfonditi per una sana alimentazione. Senta, ma da dove nasce questo suo amore per questo? Allora, perché io sono di origine pugliese e quindi mi sono sempre piaciute le piante degli olivi. Fatalità, mio marito ha ereditato dai genitori un'azienda agricola di produzione di olio d'oliva, ma un'azienda che era fatiscente. Aveva delle piante veramente abbandonate perché mio suocero era anziano, non aveva più l'energia e non riusciva nemmeno a stare al tempo con le esigenze dell'agricoltura di questi tempi che richiede molta attenzione. E per cui alla richiesta di mio marito se abbandonare o riprendere, io ho invece suggerito di prenderci l'attività e di portarla avanti come potevamo. Ecco, un'attività che ancora oggi funziona e che necessita comunque di un grande impegno. Certo, perché la mia prima iniziativa era quella di aver, è stata quella di aver dichiarato questo prodotto biologico. Quindi il prodotto biologico è soggetto ad accertamenti, quindi non bisogna diserbare, non bisogna dare alla pianta i prodotti velenosi e quindi fare tutto con la manodopera e tutto in natura. E questo è un obiettivo che ci eravamo proposti e che abbiamo raggiunto. Ecco, quindi, ovviamente per il consumatore finale un prodotto biologico da uno normale, insomma, cambia la situazione, vero? Si sente. Se uno è intenditore, ci sono molti intenditori di questo prodotto dell'olio d'oliva, a parte che attira molto perché... È vero che ci sono anche le degustazioni. Certo, ci sono le degustazioni, ma ci sono degli chef, dei sommelier che sono eccezionali, sentono, hanno il palato proprio artefatto, io dico, per distinguere addirittura i cultivar. Cosa sono i cultivar? Sono delle piante che hanno un nome e hanno una qualità e hanno anche il colore del prodotto che è circoscritto in questa qualità.
Ecco, quindi, e ce ne sono tantissimi in tutta Italia. Comunque l'Italia è conosciuta in tutto il mondo per questo prodotto, che ci invidiano anche altri prodotti, ma quella dell'olio d'oliva è particolare perché richiede un clima mediterraneo e l'Italia per il clima mediterraneo si presta da Roma in giù, no? Certo, il nostro è veramente un paese meraviglioso. Ce lo invidiano tutti, inutile che tergiversano e dicano che ci sono altre, ma chi viene in Italia soprattutto viene per il cibo, si parla anche della dieta mediterranea che è appunto combinata, che ha sempre l'olio d'oliva secondo me come base. Comunque non solo l'olio d'oliva ma anche altri prodotti, perché questa associazione? Per informare di più, per aprire le nostre conoscenze su tutto ciò che noi mangiamo e diventa quindi anche un'attenzione alla nostra salute. Ecco, però lei è andata anche oltre, insomma, da qualcosa di più. Nel senso che unisce la bellezza dei prodotti che possono arricchire la nostra tavola, far bene a noi, anche con le meraviglie che ci circondano. Ah certo, sì. E quindi come aggregare le persone? Allora un po' con le amicizie, le conoscenze, le parrocchie e poi soprattutto abbiamo avuto una grande occasione a Padova. C'è stata la proclamazione dell'UNESCO a Urbs Picta, quindi approfittare di portare i turisti, anche i padovani stessi, a visitare queste 8 realtà che hanno fatto sì che la città di Padova diventasse patrimonio dell'UNESCO, diventa appunto un'attrazione ulteriore. E quindi io, dato il titolo che ho di insegnante, di professoressa, ho riassunto tutte le mie conoscenze, mi sono anche un po' applicata per conoscere e per presentare bene queste pitture, soprattutto di Giotto, che sono famose in tutto il mondo. Non c'è città al mondo, dicono i testi, che abbia tutte queste pitture da Giotto in poi, perché poi Giotto ha fatto una scuola, quindi ci sono stati ulteriori pittori che si sono, come Altichiri da Zevio, Giusto dei Manabuoi. Qual è il punto dell'Urbs Picta che la affascina di più? La Cappella degli Scrovegni. E mi chiedo sempre com'è che la Cappella Sistina, che è nata a Roma, ha avuto il suo ingresso nell'arte 300 anni dopo, a Padova, abbia invece questo grande afflusso e non lo debba avere invece la Cappella degli Scrovegni di Padova, che ha avuto il più grande pittore che l'Italia possa vantare, Giotto. Però insomma vediamo la città con la programmazione dell'Urbs Picta, insomma il turismo è completamente cambiato, no? Certo. Anche quando si cammina per la città si sentono tutte queste lingue differenti che una volta, insomma, per la città di Padova non era proprio così, era abbastanza inconsueto. Attualmente in questo periodo ci sono pullman di studenti, ci sono immense e numerose schiere di studenti che vengono da tutta Italia e mi soffermo infatti ad ascoltarli nei loro commenti e hanno i loro insegnanti che li accompagnano. Comunque restano molto incantati, li vedo affascinati, per cui è stato veramente un valore aggiunto che hanno dato alla città di Padova, soprattutto il comune di Padova con l'assessore alla cultura, perché già Padova era illustre per la sua università già nel 1222, anche per la presenza di Sant'Antonio, perché c'è un grande afflusso anche in quell'altra realtà di carattere religioso, la Basilica di Sant'Antonio, e il valore aggiunto è stata appunto questa, della presenza appunto di questi grandissimi gioielli, Cappella degli Scrovegni, poi c'è il Battistero del Duomo, poi c'è il Palazzo della Ragione, le famose piazze e anche il chioscolo di San Giorgio nella Basilica di Sant'Antonio, perché dobbiamo ricordare una cosa importantissima, che Giotto non è capitato qui così improvvisamente, è stato invitato dai frati della Basilica di Sant'Antonio e lì ha iniziato le sue prime realizzazioni. Poi invece si è fatto avanti Scrovegni, che voleva
voleva far sì che il suo casato, la sua famiglia, diventasse così famosa anche per il contributo che ha dato all'arte, e qui si è distinto in maniera notevole, perché poi cosa c'è stato, anche la celerità della realizzazione. Enrico Scrivegni ha strappato Giotto ai frati della Basilica e se li è portati nella cappella degli Scrivegni per creare una cappella di famiglia che poi è diventata invece la cappella del popolo della città di Padova. Ecco, quindi insomma un patrimonio veramente a disposizione. Io dico sempre ai padovani: andate a vedere le meraviglie che ci sono nella nostra Padova, anche se magari le avete già viste. È sempre bello, no, andare a rivederle. È vero che si scopre sempre magari qualcosa di nuovo. E ho notato che anche nelle librerie e nei punti turistici aggiungono di tanto in tanto altri testi, quindi evidentemente c'è qualche studioso che approfondisce, va in fondo alla motivazione della realizzazione di queste bellissime opere che hanno arricchito la nostra città. E quindi ci sono dei dettagli, addirittura mi sono appassionata a leggere alcuni testi che parlano anche della vita intima della famiglia degli Scrovegni, dei da Carrara, grandissima famiglia che ha dato il suo nome alla città di Padova, e anche del comportamento dei veneziani, delle città limitrofi che si avventuravano a prevalere su Padova. Padova è stata forte per molti secoli. Ecco, ricordiamo ai nostri telespettatori che nel nostro canale YouTube potete, Telecittà Official Channel, potete vedere anche tutte le rubriche di approfondimento che abbiamo realizzato, proprio una produzione di Telecittà condotta da Daniela Grignanin con l'assessore Colasio, in tutti i siti della Padova Urbs Picta, quindi un approfondimento che insomma è lì a disposizione. Poi è vero, sì, c'è sempre qualcosa che si scopre, e in effetti non bisogna mai smettere di studiare. Lei che è una professoressa lo conferma. Certo, perché anche molti appassionati addirittura di video sono andati a ritroso nel tempo e hanno scoperto che anche i precedenti amministratori della città hanno provveduto a conservare queste opere, e per cui è stato un grande lavoro quello che hanno fatto nel tempo per mantenerle. Potevano deteriorarsi notevolmente l'umidità e anche le guerre, perché anche Padova ha subito gravi danni. Poi Padova addirittura era soggetta, non solo Padova, agli incendi, quindi addirittura un Giotto, mi piange il cuore sentire che Giotto ha dipinto nel Palazzo della Ragione le costellazioni, i vari argomenti che gli hanno richiesto, perché è diventato, il Palazzo della Ragione è stato il tribunale di Padova, e che poi nel 1400 è stato vittima di un incendio. Ah, sì. Perché in quei tempi si costruiva molto con legno. Pare che sia stata invece una intenzione di Venezia di far scomparire dei documenti, dicono così i testi, ma gli incendi erano numerosi, per cui poi hanno cambiato il sistema di costruzione, hanno investito sui laterizi, sulla pietra che dava più certezze. Allora, con noi questa sera, se vi siete appena sintonizzati, la professoressa Concetta Della Porta, presidente dell'Associazione Officina degli Olfatti, delle Erbe e degli Alimenti. Ma attenzione, perché lei non si è fermata qui, lei è una mente molto attiva, è una donna molto intraprendente, ha realizzato anche dei siti internet che tra poco vi racconteremo. Rimanete sintonizzati, ci fermiamo per un attimo di pubblicità.
Campagna di sensibilizzazione di ETRA. L'olio alimentare, dove lo butto? L'olio di conservazione dei cibi o di frittura degli alimenti. Non devi gettarlo negli scarichi. Raccogli l'olio in contenitori chiudibili con tappo e conferiscilo nelle cisterne presenti nel tuo comune. Sono i consigli di ETRA per un futuro sostenibile. Informazioni su etraspa.it. Benvenuti nel mondo della Digital Acceleration. La trasformazione digitale è buona pratica. L'accelerazione digitale è meglio. La tecnologia sta portando opportunità illimitate alle aziende. Questo processo si sta sviluppando sempre più velocemente e l'unico modo per competere è accelerare. Più velocemente vai, più opportunità potrai cogliere. Noi di Making Science aiutiamo i nostri clienti a muoversi più velocemente e a continuare ad accelerare per far sì che possano sfruttare le opportunità digitali. Questa è la nostra missione. Piccolissima pausa, siamo di nuovo insieme, ospite di questa puntata la professoressa Concetta Della Porta, donna straordinaria come stiamo scoprendo da questa trasmissione, ma so che in città e non solo la conoscono veramente in tanti. Allora, abbiamo parlato della sua associazione, però dicevamo poco fa che Concetta ha creato anche un sito internet che si chiama Scopri Padova. Esatto, perché io ho iniziato per scherzo, ma per passione. Ho portato dei gruppi, ad esempio gli anziani di una parrocchia, delle amicizie, delle colleghe, parenti, amici, figli dei figli, e facevamo piccoli gruppi. Ed io studiavo. Di sera studiavo e mi ero documentata anche in alcuni testi, in alcuni documenti che avevo reperito, e mi preparavo. E portando questi gruppi, soprattutto alla Cappella degli Scrivini, ma poi ci siamo avventurati nel Battistero, in Palazzo della Ragione, vedevo e mi accorgevo che i partecipanti stavano in silenzio ad ascoltare. E addirittura qualcuno mi aveva anche battuto le mani. E mi ricordo all'interno della Cappella degli Scrovegni, i custodi dicevano, facevano dei commenti, dicevano magari tutti avessero queste spiegazioni. Al che mi sono un pochino entusiasmata e ho detto devo puntare. E la città di Padova ha questa ricchezza, bisogna che intervenga a incrementare questa conoscenza. Non solo per la città e gli abitanti, ma anche per chi viene da fuori. Quindi un impegno per valorizzare questo patrimonio storico, artistico, culturale che abbiamo. Esatto. Mi sono accorta anche che passeggiando per le piazze molte persone sono incerte, non sanno come fare, si muovono con lentezza. Ho capito che c'è bisogno di un indirizzo, di una guida, di appunto accompagnare queste persone. E quindi il mio obiettivo, che è all'inizio, è quello proprio di favorire questa visita per chi viene da fuori Padova, da più lontano, e per adesso favoriamo gli italiani, puntiamo sull'Italia. Ecco, quindi se andate a visitare il sito internet www.scopripadova potete proprio trovare le varie offerte che Concetta ha creato, e inoltre c'è il racconto di chi è Concetta, noi lo stiamo scoprendo questa sera, però lì potete anche leggere la sua storia, che è davvero molto interessante. Come si descriverebbe lei? E mi descrivo come un'appassionata dell'arte, e essendo padovana mi è capitata questa bella novità, e questa appunto di avere una città importante, famosa, che deve diventare ancora più famosa in tutto il mondo, perché anche i cinesi, anche i giapponesi e gli americani hanno diritto a conoscere tutto ciò che è di bello, oltre ai prodotti naturali, come abbiamo precedentemente descritto, abbiamo. Per cui Giotto, che è stato il grande pittore
allievo di Cimabue, e i testi di arte lo nominano e lo proclamano tra i più grandi pittori, colui che ha iniziato la vera pittura della nostra nazione, merita proprio di essere riconosciuto. Ecco, tra l'altro di oggi la notizia che il 2023 per il Veneto il turismo ha registrato, l'intera regione ovviamente, ha registrato un boom e che questo porta il Veneto ad essere la prima industria del turismo del nostro paese, quindi un dato molto importante. Poi troverete nel nostro telegiornale anche il servizio completo, c'è stata una conferenza anche del presidente Zaia, quindi insomma abbiamo una regione veramente straordinaria che offre tante possibilità. Sì, io pensavo che l'afflusso fosse continuo per la presenza in Basilica di un santo che conoscono in tutto il mondo. Infatti il turismo a Padova era attirato proprio dalla Basilica di Sant'Antonio e dalla presenza di questo santo, che ha dato anche molto alla città a livello civile, ha provveduto anche a diminuire le pene per gli usurai. È molto interessante seguire tutto ciò che viene descritto nel Palazzo della Ragione. Per cui prima i turisti venivano anche per Sant'Antonio, adesso vengono anche per le opere d'arte che non penso tutti abbiano nel mondo. E quindi anche la città di Padova, che anche conoscono per l'università, 1222 l'hanno fondata alcuni studenti di Bologna, ma è diventata invece l'università in cui affluivano all'inizio da tutta Europa, e oggi è sempre tra le prime in classifica, tra le migliori università. Senta, qual è la sfida più grande che ha riscontrato nel creare questo suo progetto? La sfida è quella di riuscire ad accogliere i turisti, gli appassionati, e entusiasmarli, interessarli. Le persone vanno via da Padova entusiasti, contenti per aver visto una cosa nuova, una cosa grande. Un conto è vedere un monumento, una chiesa dal di fuori, un conto è invece approfondire delle pitture che hanno dei significati notevoli, perché Giotto passa per essere stato il pittore che ha intromesso nella pittura il bacio di Gioacchino ed Anna alle porte di Gerusalemme, quando appunto Anna è venuta a conoscere la sua gravidanza, o anche i colori che ha introdotto Giotto, che sono stati rivoluzionari nella pittura. Quindi quando noi descriviamo questi piccoli accorgimenti, questi piccoli dettagli della pittura, le persone, io vedo che si interessano, si entusiasmano nel sentire queste novità, che sono espressione di di sentimenti. Senta, è un progetto davvero ambizioso quello che lei sta portando avanti, che richiede anche molto impegno e dedizione, oltre che preparazione. Lei, abbiamo detto all'inizio della puntata, è anche una professoressa, ma anche una mamma, una moglie. Come si conciliano tutti questi impegni? E io penso che quando c'è la passione il tempo si trova, quindi si può benissimo ritagliare un po' di tempo al giorno per erudirsi, migliorarsi e trovare delle novità anche nella cultura e trasmetterla. La cultura non deve essere fine a se stessa, va trasmessa agli altri, a chi ha voglia anche di istruirsi, perché l'istruzione non basta mai, ma soprattutto attirarsi, essere attratti dalle pitture, da qualcosa di concreto che non è una scrittura, è qualcosa di vivo, perché queste pitture sono espressive in tutti i sensi, dai colori,
colori, dalle immagini, dai sentimenti, i pittori hanno trasmesso tanta umanità attraverso la pittura. Senta, quale consiglio possiamo dare ai telespettatori che si apprestano magari a visitare delle città che magari sono ricche di storia, hanno dei patrimoni? Che cosa bisognerebbe, come bisognerebbe approcciarsi? Sì, una domanda molto intelligente. Non si tratta di andare a vedere, pur di andare a vedere, di dire faccio la foto, dico che sono stata qui. No, questo ricordo deve restare dentro di noi. Quindi chi ci aiuta a lasciare un ricordo più profondo delle nostre conoscenze? Chi ci ha portati? Avventurarsi nelle conoscenze dell'arte e delle strutture architettoniche così ignari di tutto porta a un vuoto, mentre se ci si fa accompagnare diventa invece una cosa molto più duratura. Ecco, perché lei ha fatto proprio un esempio molto classico, quello di andare magari in una città a vedere quel luogo magari più famoso, scattarsi la fotografia, però in realtà senza approfondire la storia. Per cui è importante che resti un ricordo non solo fotografico, un ricordo culturale nella nostra intelligenza, nella nostra conoscenza, che ci inviterà a inoltrarci in altre città, in altre conoscenze, perché non basta mai, la cultura non basta mai. Ecco, e con questo messaggio davvero bellissimo vi abbiamo accompagnati al termine di questa puntata di Punti di Vista. Vi ricordo ancora il sito di riferimento che riguarda l'attività di Concetta della Porta, allora www.scopripadova.it. L'associazione si chiama Officina degli Olfatti, delle Erbe e degli Alimenti. Questo nome l'ha scelto lei? E certo, perché appunto gli alimenti hanno un sapore, un odore, un gusto, e quindi dobbiamo avvicinarci anche a questo, a cogliere nei prodotti che noi abbiamo in Italia, che tutto il mondo ci conosce ed esalta, e conoscere i sapori, gli odori e soprattutto mirare a mantenere queste coltivazioni che il cambiamento climatico ci sta un pochino deteriorando, ma soprattutto dobbiamo anche promuovere la vendita e l'avvicinamento senza e non lasciare che siano esportati e ce li prenda il mondo i nostri prodotti. Dobbiamo gustarceli, è vero? È vero, è verissimo. Poi insomma abbiamo visto negli ultimi mesi anche le proteste degli agricoltori che insomma hanno ragione. Per chi vive solo di questo ci sono pochi spazi. Se abbiamo noi delle piccole piante di arancio dove al sud trovano il loro clima, ma è improponibile raccoglierle perché poi ce le pagano a una cifra irrisoria, quindi non resta niente di una produzione. Per cui è un vero peccato che tutto questo vada perso perché appunto non c'è l'attenzione da parte delle autorità di un lavoro manuale e così importante come appunto il prodotto naturale. Concetta, siamo arrivati al termine di questo appuntamento, dobbiamo salutare i nostri telespettatori, anche le persone che ci seguono sui social, tanti magari ci stanno vedendo in qualche replica. Sì. Io la ringrazio per questa trasmissione, ci ha permesso di conoscerla, di approfondire insomma tanti aspetti di cui noi sicuramente faremo tesoro. Grazie anche a lei e grazie dell'opportunità. Speriamo di essere d'aiuto a tutti quelli che desiderano conoscere la nostra città. Grazie a Concetta Dalla Porta, grazie a tutti voi per l'attenzione, buona serata.